Ma posso accumulare di giorno e tenere spenta la pompa di calore di notte? Questa è una domanda che molti di voi mi fanno. Allora, oggi ho pensato di dirti come la penso. Se hai una casa senza isolamento, assolutamente no. Non è possibile tenere spento l'impianto di riscaldamento durante la notte perché la casa si raffredderebbe troppo velocemente. Non c'è soluzione che tenga. Una casa senza isolamento si raffredda troppo velocemente e non riesce a mantenere quel limite di comfort che una famiglia si aspetta. Ed è quindi necessario continuare a far girare acqua nell'impianto, sia esso a pavimento oppure a radiatori o ventilo. La situazione invece è nettamente diversa con una casa isolata, sia di nuova costruzione che una ristrutturazione importante, dove è stato fatto l'isolamento termico. Infatti, nel secondo caso è possibile immagazzinare aria calda all'interno della casa e si manterrà calda per diverse ore anche durante la notte, perdendo un paio di gradi al massimo. Con le pompe di calore professionali è possibile impostare le fasce orarie per riscaldare casa e addirittura interfacciarle anche al fotovoltaico. Cosa significa? Significa che potrai riscaldare di più l'acqua calda sanitaria e anche il riscaldamento quando il fotovoltaico produce. Ma escludendo il fotovoltaico dal ragionamento, per cui ho già fatto altri video, utilizzare la pompa di calore di giorno ha un enorme vantaggio. Perché, come ben sai, il COP delle pompe di calore cresce all'aumentare della temperatura esterna, quindi più caldo fa fuori, e più la pompa di calore rende e quindi consuma meno. Da questo ne deriva che durante il giorno la pompa di calore ha consumi inferiori rispetto alla notte. Ed è proprio qui la convenienza di utilizzare la pompa di calore nelle ore diurne. Apro comunque una parentesi. In alcuni periodi troppo freddi è quasi impossibile far lavorare la pompa di calore solo di giorno, perché la richiesta energetica dell'abitazione è superiore all'energia che viene fornita di giorno dalla pompa di calore. Ma tornando a noi allora, come posso fare per farla andare solo di giorno? Le tecniche sono due e una non esclude l'altra. La prima tecnica è di prevedere un accumulo tecnico, in gergo il puffer, maggiorato, quindi leggermente sovradimensionato. Se hai un impianto a pavimento radiante, è possibile immagazzinare acqua calda nel puffer per poi utilizzarla anche nelle ore notturne. E quindi vivere anche un po' di rendita. In questo caso però risulta fondamentale l'utilizzo di una valvola miscelatrice dopo il puffer, in modo da non mandare acqua troppo calda nell'impianto a pavimento. Però stai attento perché l'accumulo tecnico non deve essere esagerato nel caso di pompe di calore. Infatti il rovescio della medaglia potrebbe essere che la macchina passa troppo tempo a riscaldare il puffer senza riscaldare casa. Oltre al fatto che un accumulo troppo grande disperde da solo e quindi anche se non si utilizza l'acqua al suo interno, si raffredda. Questa tecnica vale solo con impianti a pavimento radiante e non con radiatori o ventil, che in questi due casi un accumulo maggiorato non darebbe alcun beneficio. Dai vari test che facciamo e dai numerosi casi monitorati online, infatti abbiamo visto che un impianto a radiatori o ventil raffredda troppo velocemente il puffer. Quindi anche se mettessi un puffer da 500 litri, nel giro di qualche decina di minuti si sarebbe raffreddato e quindi non potrei andare avanti per diverse ore, come invece nel caso di impianto a pavimento radiante. L'altra tecnica invece è di utilizzare la casa come accumulo. Questa tecnica è più efficace, è meno costosa ed è facilmente applicabile. Grazie al monitoraggio a distanza è possibile sforzare di qualche grado in più le temperature all'interno della casa e quindi di giorno, finché tu sei fuori per lavoro, è possibile riscaldare di più l'abitazione, in modo da vivere di rendita anche nelle ore serali. Tutto questo ovviamente se la casa è abbastanza isolata, che può mantenersi calda durante la notte e la pompa di calore si riaccenderà la mattina seguente al sorgere del sole e quindi all'aumentare delle temperature esterne. Quest'anno poi verrà implementata l'intelligenza artificiale nelle pompe di calore professionali. Cosa significa? Significa che grazie al collegamento online la pompa di calore si collegherà alle previsioni meteo. E se il giorno successivo è previsto un abbassamento delle temperature, la pompa di calore inizierà a riscaldare casa oggi per evitare di trovarsi tirata per il collo l'indomani. Riscaldando casa oggi, che è leggermente più caldo, la pompa di calore consumerà anche meno.
e così sarà anche garantito lo stato di comfort all'interno dell'abitazione. Bene, se hai domande specifiche per il tuo caso, allora scrivile nei commenti qui sotto. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti al mio canale YouTube.